Abbiamo avanzato il taglio della mazza e troviamo l'osso del perone. Una volta che abbiamo scoperto completamente l'osso, si nota questa mezza luna di grasso. Ci spostiamo di circa mezzo centimetro in questo modo e faremo un taglio netto leggermente obliquo. Dopodiché cambieremo la posizione del coltello e faremo un taglio verso l'esterno. Stacchiamo un'ultima fetta per poi continuare con il taglio che abbiamo visto finora. Una volta iniziato il taglio al primo scalone, quindi all'osso del perone, avanziamo e ci troviamo arrivati all'osso dell'anca con un altro gradino. Questa parte la andremo a tagliare in due parti. Andremo a tagliare la contra con un movimento rotatorio, stacchiamo la fettina e continuiamo fino alla fine. Se abbiamo questo piano e dobbiamo staccare ancora altre fettine, non facciamo altro che continuare ruotando il corpo e tagliando la contra, così che abbiamo un piano completamente parallelo al tavolo.